Mister, ho individuato, diciamo, due fattori chiave in questa partita. Il primo, il contropiede sbagliato della Samonettese, che magari vi ha dato più voglia di cercare di, appunto, il pareggio. Poi i cambi hanno sicuramente cambiato il canovaccio della partita. Il contropiede di Mercuri al dodicesimo, prima del gol del vantaggio, magari vi ha dato quella convinzione che il Chieti poteva farcela. Guardi, parlare di transizione mi sembra un po' riduttivo per quello che stavamo facendo in mezzo al campo. Non voglio essere in questo caso nemmeno presuntuoso, ma mi sa che non abbiamo mai subito un tiro in porta, il portiere non ha mai parato e questo è merito della squadra, soprattutto degli attaccanti, dei centrocampisti e dei difensori. Parlare di una singola situazione di gioco mi sembra veramente riduttivo in questo. Ma i cambi, come diceva lei, sono stati determinanti ai fini di un risultato, perché adesso, come dicevo anche la settimana scorsa, grazie alla proprietà, grazie al direttore, ma soprattutto a una persona che io stimo molto, che è Marco, è una persona che voglio bene, sono arrivati giocatori funzionali a quelli che sono inerenti al kit di calcio, perché chi indossa questa maglietta deve essere consapevole di sapere di portare una maglia che pesa, e i ragazzi sono immedesimati in questo e sono orgoglioso, lo dico sempre, di avere un gruppo di lavoratori che non si risparmia mai. Io veramente questa è una vittoria del gruppo, una vittoria loro sicuramente. E io non finirò mai di ringraziarli i tifosi, ci danno una carica, ci danno sostegno, per quanto siamo una squadra giovane, quindi abbiamo bisogno di loro. E veramente non ci sono parole per quello che danno e ci danno, quindi veramente grazie a loro e li ringrazierò sempre perché sono una grande mano ci danno. E loro fanno sacrifici, lasciano famiglie, lasciano figli per seguire. Noi dobbiamo essere sempre grati, o meglio, dobbiamo rispettare quelle che loro fanno per noi perché lo meritano tanto. Mister, quando si vince ovviamente è più facile fare delle valutazioni anche singolari. Ha parlato ovviamente del gruppo che assolutamente ha dimostrato di essere forte, ma parlando singolarmente, innanzitutto vorrei un commento da lei sull'esordio di Bordone, non era assolutamente facile con questo clima, e poi su Paglia, perché è arrivato nel mercato di dicembre, ovviamente è un suo uomo tra mille virgolette, però ha dimostrato di essere davvero l'ago della bilancia di questa squadra. Allora, per quanto riguarda Patrick, naturalmente non era semplice, si è medesimato subito in questo gruppo, si è integrato bene, sì, il gruppo l'ha accettato e lui si è integrato alla grande, quindi è sicuramente un calciatore che ci può dare una grande mano in termini di esperienza. Insieme a Cesario o senza Cesario? Con Cesario, con Mancini, con Riosa, con tutti quelli che possono far bene per il Chieti Calcio, non è il singolo, io ho sempre detto, lo dirò fino alla fine, qua non esiste un singolo che possa fare la differenza, ma è il gruppo che va avanti. Per quanto riguarda Davide sono contento perché questo ragazzo all'inizio era già qui, però purtroppo di cose non è stato valutato idoneo e quindi non arrivince anche da parte sua. Io sono più contento per lui perché il ragazzo merita questa maglia, merita questa piazza. Faccio un appello perché, come rito nostro scaramantico, oggi mia moglie di nuovo è venuta a vedersi la partita, ha portato bene mia moglie dopo che aveva fatto una notte in ospedale, ha portato bene. Volevamo fare tutt'altro tipo di risultato sicuramente oggi. L'atteggiamento iniziale secondo me c'è stato per gran parte del primo tempo. Poi quando un pochino il gioco si diventa sporco, si fa duro, si alza un pochino l'intensità e si prende magari qualche piccolo schiaffo, è una squadra che in questo momento magari siamo un po' fragili e si ritorna magari alle paure, a timori e dobbiamo dare una svolta sotto il punto di vista proprio ecco, di questo tipo di partita da fare, perché da qui alla fine ci aspetta grande sacrificio da fare, perché troveremo tutte squadre agguerrite e noi, se non ci caliamo con quella mentalità da squadra, da provincialotta, come dico io, che vogliono risollevarsi e tirarsi fuori, si fa dura. Quindi le prospettive sono quelle di cambiare rotta. Le difficoltà nella vita esistono, ci sono sempre state anche nei lavori normali. E se non si capisce che in determinati momenti della vita bisogna accorciarsi le maniche e darsi da fare e cercare comunque sia di risolvere le situazioni negative,
non si può ottenere nulla. Questo vale nel calcio, ma vale anche nella vita, quindi dobbiamo dare una sterzata importante, dobbiamo tirar fuori dentro di noi quella voglia, quell'entusiasmo, quel sacrificio che ci permetterà di venirne fuori. E in questo momento la classifica sinceramente non mi interessava né quando sono arrivato, non mi interessava nemmeno oggi. Il mio interesse è quello di cercare di dare un mio contributo, soprattutto dal punto di vista dell'entusiasmo, dal punto di vista della passione, di tutta quella determinazione che sono abituato a mettere nelle cose e trasferirlo ai ragazzi.